Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. 118! Continuiamo, anzi iniziamo a settembre. Io continuiamo perché di partite non ce ne sono state, però forse probabilmente a causa della pausa nazionale, diciamo, del gioco, insomma, beh, dell'Inghilterra in questo caso. Insomma, e la prima partita del mese si gioca addirittura a metà mese, praticamente sabato 14 settembre. Giochiamo contro il Brentford, indovinate un po'. Eh sì, la simulo, wow, come avete fatto a indovinare? Strano, eh? Guardiamo un po', nel precedente video, per quanto riguarda il campionato, no, ma anche le coppe, anche se sono, anche quest'anno, ripeto, obiettivi super extra. Per quanto riguarda il campionato abbiamo iniziato strabene, che abbiamo fatto 13 punti su 15 disponibili, quindi non male, siamo primi. Comunque, al 23esimo Van Berg l'ha sbloccata, Gomez raddoppia al 51esimo, buono, eh? E basta, perché la partita finisce su 2-0. Buono, un'altra vittoria. E prima vittoria appunto del video del mese di settembre, appunto. Bene. Seconda partita del video. Giochiamo fuori casa contro Leeds. Niente, finalmente giochiamo. Nel senso, in maniera proprio manuale. Non, insomma, non simulo la partita. Io meno male, perché dall'altro video adesso, comunque con la squadra nuova soprattutto, non ancora fare una partita proprio di campionato giocata, di championship, e niente, sono curioso di vedere appunto come si comporta la squadra. Vediamo un po', ok, così, stavo cercando di... no, sì, là, se nel caso fa interesse non ho tempo, perché comunque voglio provare Maulida, chi lo sa come si pronuncia, e niente. Dai, iniziamo. Ah sì, fra l'altro, vabbè, parentesi, ho sistemato il numero di Dalot, insomma, ho messo il 2 che c'ho in mano, perché il 2, ripeto, secondo me, come già dissi, è il numero più giusto per un terzino destro, come il 3 è quello per un terzino sinistro, e poi siccome è una fissa mia ho cambiato le varie scarpette di alcuni nuovi arrivati, insomma, e niente, ho cambiato anche le scarpette di Gomez perché mi facevano più però quelle lì, non lo so, è una fissa mia. E... ma è Brereton! Dio buono, attenzione Maulida, così al 30esimo più o meno la sblocchiamo noi e andiamo. Buono, mi piace, mi garba abbastanza, non è un fenomeno per ora, però mi garba come si muove, insomma, buono. Sono Gomez, no! Che palo t'ha preso, de! Vai Maulida! Mamma mia, che giocata t'ha fatto per prendere questo rigore lì. Guardate, non è male, eh. Ripeto, non è un fenomeno. Perché de, alla fine c'ha... credo c'ha 73. Però non è male. Abbiamo fatto una grande ossa per prendere rigore. Speriamo che Gomez la butti dentro. No, l'ha parato. Maledetta la miseria, peccato. Bella palla per Brereton. No, Iade. Attenzione! Palo! Mamma mia! Boh, Iade. Attenzione! Fuori. Attenzione, mettiamo anche lui. Vai, Silla. Buttala dentro e chiudi la pelle. E andiamo. 2-0, Silla. Partita chiusa. Ci stiamo appena soffrendo. Però meno male siamo riusciti a trovare questo gol. Vabbè, 90esimo, probabilmente la partita sarebbe finita uguale, però meglio e bene così. Buono. Un'altra vittoria, seconda vittoria consecutiva. Bene, veramente buono. Buono, e vi dirò, tracciando gli ultimi minuti, no? Gli ultimi, quanto si sta, 10-20 minuti del secondo tempo in cui abbiamo rischiato tantissimo, o abbastanza, però va detto che mi trovo anche bene con i giocatori, insomma. Terza partita del video, torniamo a giocare in casa, stavolta contro il Norwich. Nonostante il Norwich non sia assolutamente una squadraccia, non guardiamo la classifica, dico proprio nella realtà di solito, non so se vi ricordate, parentesi, probabilmente no, però nella carriera del precedente anno, insomma, di FIFA 17, quando avevo il Newcastle, il Norwich era la squadra che insieme a noi, appunto, dalla Championship passò alla Premier, addirittura vincendo il campionato. Quindi so che questa è un'altra cosa, so che magari sono passati gli anni, magari la squadra è differente, mi riferisco soprattutto al gioco,
però sulla carta il Norwich non è una squadraccia, perché appunto è una squadra che di solito fa, diciamo, su e giù fra Championship e Premier. Quindi, nonostante tutto, vabbè, voglio rischiare simulandola perché giochiamo in casa e speriamo bene. Se dovessimo perdere, mi dispiace, però mi rendo conto che appunto l'ho un po' sottovalutato eventualmente, via, per quanto riguarda appunto il discorso di provare a simulare contro di loro. Comunque, meno male, dopo 18 minuti Brereton ci porta in vantaggio. Ancora Brereton al 62esimo, raddoppia per noi. Attenzione, Oliveira al 79esimo riapre la partita. E no, meno male, non l'ha riaperta, diciamo, abbastanza. 2-1, bene, bene, bene. Ancora, in maniera non lo so se è fortunosa o meno, comunque ancora un'altra vittoria. Consolidiamo il nostro primo posto, insomma. Nonostante il calciomercato sia finito da meno di un mese, ci sono state delle vendite, no, aggiuntive comunque in questo tempo. E niente, quindi YR e Brownhill, appena quando si riaprirà il calciomercato, invece quello invernale, ci saluteranno perché appunto l'abbiamo venduti. E regola basta, c'erano anche altre offerte, sempre il prezzo di Brereton, ma niente, decido di rifiutarlo, mi sembra anche più che giusto. Però loro due, quando mi è arrivata un'offerta giusta, seppur bassa, perché sono giocatori qualitativamente bassi, ho deciso di venderli. Quindi ci saluteranno. Comunque, siamo arrivati alla quarta partita del video, quella di Coppa, un'altra volta, Carabao Cup. Dico un'altra volta perché abbiamo già giocato per quanto riguarda questa stagione nella Carabao Cup, che dovrebbe, come dico sempre, essere l'FL Cup. Ovviamente che c'è lo sponsor. Giochiamo in casa contro West Ham. West Ham che credo, non ho visto la classifica del campionato, ma dovrebbe far parte la Premier, quindi è una big, diciamo, rispetto a noi. E guardiamo un po' come va. Ci avrei piacere a passare, perché vuol dire che allora possiamo con questa squadra giocarcela anche contro quelli di Premier. E se andare fuori vuol dire che forse per la Premier eventualmente questa squadra non è abbastanza per potersi giocare, insomma, o rimanerci. Allora, siamo all'80esimo, non è successo niente. Supplementari. Aiò, Dalot al 109esimo, la sblocca lui. E incredibilmente con il suo gol riusciamo a passare. Bello, eh. Buono. Cioè, veramente, per ora, anche se siamo sempre inizi, come dico sempre, veramente un inizio super. Sia per quanto riguarda il campionato che anche in questo caso nella Coppa, la Carabao Cup, per essere precisi. Siamo arrivati alla quinta ed ultima partita del mese, di conseguenza del video. Giochiamo contro il Derby County e io direi, almeno deve stare a giocarla, dato che sono state più le partite simulate di questo video, di quelle giocate, direi che è l'ultima, sia perché giochiamo fuori casa, e anche perché mi sembra proprio il caso, se no veramente si va avanti solamente a simulare partite, me la voglio giocare. Allora, qualcuno è stanco, qualcuno no. Io mi rischio sì là al posto di Maulida, tanto per fare un po' di turnover e farlo riposare. Per il resto, no, va bene così, almeno per ora. Poi eventualmente se qualcuno è troppo stanco faremo dei cambi successivamente. È buona Van Berghe, buttala dentro! Mitchell Van Berghe, la sblocca lui al 29esimo. E andiamoci. Alla prima vera e propria occasione che abbiamo avuto, perché prima, anche se non l'avete visto, comunque abbiamo avuto, diciamo, se si possono definire occasioni, anzi abbiamo fatto tiri così da fuori, ma niente di pericoloso. Alla prima vera occasione pericolosa che abbiamo avuto, Van Berghe la butta dentro e la sblocchiamo. E andiamo. Attenzione, Itte! Che gol! Bello di... Un po' sotto al 7 più o meno, ma comunque è stato un gran gol dalla distanza. Fatemelo rivedere. Col suo sinistrone. Per quanto riguarda le partite giocate, anzi direi più abbastanza nel 7. Comunque, quanto riguarda le partite giocate, vede da me, vede proprio, diciamo, non fa mai gol, ma quando le fa belli, vai. Attenzione! Attenzione, sì, là! Niente. Attenzione, attenzione a Derby County. Tiro innocuo, facile per svilare. Attenzione nel casino, buttiamola via! Ecco, invece si è preso gol. 2-1 al 76esimo. No, perché 6esimo? Il Derby County riapre la partita. Attenzione, attenzione! Non ci credo.
Attenzione, Santa Maria dalla panchina! Niente. Finisce così, 2-2. Allora, vedi io, come risultato alla fine mi può andare bene perché in proporzione a tutto si è conquistata abbastanza vittorie, no? Però dal punto di vista come è venuto fuori, mi scoccia parecchio perché cioè, alla fine si poteva vincere, invece nulla, si è dormito tutti, io prima ho detto a difesa, ma in realtà più o meno tutti, perché si fanno 11 in campo. E quindi mi scoccia. Ripeto, alla fine il pareggio, se magari arrivava in un altro modo, poteva anche andare bene. Cioè, se ne è vinta parecchie, ma non, cioè, in realtà non sono mai abbastanza le vittorie. Però, calcolare se vanno a promossa, ci poteva anche stare un pareggio. Nel senso, alla fine, dopo 9 partite, siamo ora a 23 punti. Se no, siamo stati 25 punti su 27. Avessimo vinto. Quindi, tutto sommato, poteva andare. Però, così mi scoccia, insomma. Cioè, vincevamo, poi così siamo addormentati. Si è preso due gol. Meno male se solamente può pareggiare. Che se no potevamo addirittura forse perdere se continuavamo così. Vabbè, basta. Bene, sono arrivato a ottobre, di conseguenza arrivo a conclusione del video. Vi faccio vedere le partite che ci saranno e quante saranno, ovvero per ora sono 5 partite, dico per ora perché ogni tanto può capitare che venga aggiunta una partita di Coppa di Lega, insomma, come può essere questa cos'è la sempre Carabao? Questa è la Carabao. Potrebbe essere, non so, la FA Cup, non credo però in passato è successo. Quindi per ora sono 5 partite e niente, prima di salutarvi, la situazione è questa quanto riguarda il campionato, ma l'avevamo già vista prima, ovvero dopo 9 partite siamo primi con ben 23 punti e poi vari distacchi sono questi. E niente, qui tutto sommato, nonostante il pareggio di prima, un altro video è andato strabene, poteva andare in maniera ottimale, ma è andato strabene. Che è un misto fra il buono e l'ottimale, e l'ottimo insomma, per via del pareggio, però ripeto, tutto sommato, cioè, va strabene così, ci mancherebbe. Quindi bene ancora così, bene ancora, continuiamo ancora ad andare su binari importanti e positivi. E niente, come avete visto poi la prossima partita la giochiamo subito in casa contro lo Swansea, chiaramente la simulerò. E basta, non c'ho da dire altro. Prima di lasciarvi, però, come sempre, vi ricordo di mettere barra a fare le solite tre cose. Ovvero, se volete, lasciate un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Così, come dico sempre, potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, soprattutto quelli inerenti a queste serie qua, ma non solo, Comunque, no, sto guardando la classifica e vedo che al sesto posto di quella capocannoniere c'è Vardy. Non sarà mia Vardy, Vardy, Vardy dell'Eister, vero? Perché se no lo incontreremo subito. Boh, chi lo sa. Vabbè, detto questo, vi aspetto nel prossimo video. Ciao!